parlando di montagna, avevamo pensato di invitare un alpinista, ma siamo stati molto più fortunati perché ha accettato il nostro invito un alpinista, sì, ma anche uno scrittore e grande attore, Giuseppe Cederna. Benvenuto. Grazie. Sì, grazie. Quando è nata la tua passione per le montagne? Ma la mia passione per le montagne nasce, credo, da sempre, perché ho degli antenati valtellinesi. E quindi ho una bellissima casa in Valtellina da cui vado da quando ho 0 anni. Devo dire che se penso a un momento in cui sono veramente felice, quando salgo in montagna comincio ad essere stanco, perché salire in montagna uno giustamente si stanca, si respira, la mente, i pensieri si diradano, e quando tu stai per arrivare a un passo e pensi e poi vedi dall'altra parte dove c'è un'altra montagna, un altro passo, ma quel momento è una felicità pura, assoluta, senza motivo, come dovrebbe essere certe volte alcuni momenti della vita. Che non ti capita al mare però? Che mi capita meno, anche se, beh, possiamo dirlo, dopo il film che ho fatto, a volte delle esperienze della vita che potrebbero essere solo di lavoro, in realtà si trasformano in esperienze umane profonde. Essere stato con la fortuna, con quel gruppo straordinario di attori, con quel film, la fortuna. Stai parlando di Mediterraneo. Sto parlando di Mediterraneo, di stare in quell'isola così dimenticata da tutti, un piccolo pezzetto di Europa dove finisce o inizia l'Europa, davanti alla Turchia, per 2 mesi mi ha legato profondamente a quell'isola, ma anche al Mediterraneo. Quindi ho cominciato a studiare, a tornarci, e per esempio io amo la montagna, ma diciamo, se ho la fortuna e posso farlo, ogni anno almeno 2 settimane o 10 giorni cerco di andare in un'isola greca. Sì, anche se io ho una foto di te in un'isola greca dove sei sulla montagna con la neve, quindi comunque vai a cercare la montagna anche lì. E certo, sono appena stato a Creta. Creta è una isola montagnosissima, ci sono 3 catene di montagne enormi e poi c'è la montagna di Zeus. E su quello che vedevamo dalle spiagge, cioè queste pennellate bianche un po' assurde, cioè, ma cos'è, neve? No, c'è uno sbaglio, non è possibile che qua fa 40 gradi e lassù c'è la neve. C'era la neve, ho camminato sulla neve ed ero felice di stare in montagna e vedere giù il mare. E questa me. Quindi a volte nei viaggi capitano delle cose bellissime. Parlando del libro, uno dei tuoi libri si chiama Ticino, le voci del fiume, questo qua. Ma che colonna sonora ha una vacanza in montagna? Una vacanza in montagna, per me adesso da molti anni ho scoperto che ha una colonna sonora liquida, cioè di acqua che scorre, perché mi sono accorto che tutti i viaggi più importanti della mia vita hanno un fiume come compagno di viaggio, forse seguono o sono seguiti dall'acqua. Quello che mi colpisce, che questo libro mi ha colpito, perché ogni viaggio mi porta delle persone che non ci sono più, come se l'acqua in qualche modo portasse, per esempio, mio padre o alcune persone che non ci sono, ma che attraverso la scrittura sono vivissime, e attraverso il Ticino sono arrivate. Non immaginavo mai di scrivere questo libro e le cose che ho scritto. Tuo padre, Giuseppe, è un valtellinese doc, come hai detto prima, Antonio Cederna, grande giornalista e intellettuale, era anche un ambientalista ante litteram, perché lui ha partecipato a tantissime campagne sociali per sensibilizzare l'opinione pubblica su tutto ciò che riguardava la conservazione del territorio. Insomma, faceva il lavoro che poi, a partire dagli anni 70, viene svolto dal FAI. Tu che ricordi hai? Eri un ragazzino, un bambino all'epoca. Che ricordi hai di tuo padre e del lavoro che ha svolto lui? Beh, diciamo che ho un ricordo di una persona che scriveva sempre e che combatteva sempre appunto per la difesa del patrimonio artistico e naturale dell'Italia, insomma, che scriveva di quello che lui in qualche modo sapeva. Lui era un giornalista, come si dice, parziale, cioè lui prendeva posizione. Avevi scritto qualcosa? Sì, perché appunto in questo viaggio sul Ticino, come anche negli altri viaggi, mio padre viene sempre fuori e in qualche modo anche lui attraverso il fiume mi parla, e allora mi sono immaginato di incontrarlo e appunto di rileggere alcune cose che lui aveva scritto. Un parco nazionale è un parco nazionale, come una stazione ferroviaria è una stazione ferroviaria. O si attua in esso, sovrana, la conservazione della natura, della fauna, della flora, del paesaggio, o lo si degrada senza riparo e se ne annulla la funzione, perché le cose cambiano, non c'è che continuare a battersi. E noi, nel nostro piccolo, continueremo. Vai! E vai, esatto, immergersi nella natura, e fare, certo, l'esperienza della natura, se no è difficile anche capire l'amore che si prova per la natura. Quindi andate in montagna. Andate in montagna.
Bentornati da Zitalia, sono in compagnia di Giuseppe Cederna per parlare del fascino della montagna. Qui ho un altro tuo libro, Il Grande Viaggio, in cui racconti la tua esperienza indiana, un percorso verso le sorgenti del Gange fino alle pendici dell'Himalaya. Qual è la suggestione più grande che ti hanno regalato quelle montagne? Beh, diciamo che questo qua è stato uno dei viaggi più importanti perché si è appunto... Non è un caso che si è trasformato in libro, io volevo andare appunto a vedere le sorgenti della madre di tutti i fiumi e vedere le grandi montagne. Ci sono andato e questo viaggio è stato un viaggio non solo bellissimo, meraviglioso per una serie di coincidenze straordinarie, ma diciamo che è stato un viaggio che mi ha insegnato ad accettare la vita pienamente. Mi ha detto delle cose che nessun altro prima mi aveva detto. Ed è stato un viaggio anche molto doloroso perché dall'estasi meravigliosa, dalla vita più piena che potevo immaginare, dove io mi sono sentito più felice del mondo, improvvisamente ho appreso una notizia molto tragica e dolorosa. La guida con cui stavamo, le sorgenti, le confluenze, un luogo molto sacro per gli indù, per gli indiani, molto importante, in qualche modo ci ha, insomma, lì ho saputo che era una mia amica carissima che doveva venire con noi, non c'era più, e che quindi forse il senso di quel viaggio era stato proprio andare lì, trovarci lì e sapere da mia madre al telefono che quella mia amica non ci sarebbe stata più, che nonostante che la morte è una cosa terribile e dolorosa, lì in qualche modo ci siamo trasformati in pellegrini e sì, insomma, quel luogo ci aveva toccato profondamente, per cui è diventato un posto dove io continuo a tornare ogni anno ed è diventato anche un luogo di amicizie, di, non dico tornare a casa perché sembra un po' banale, ma è come se certe volte tu pensi a un viaggio importante come se avessi fatto un figlio e questo viaggio figlio cresce, ogni anno ti sorprende, ti insegna delle cose e quindi non puoi più farne a meno, ci torni perché sei legato a lui per la vita. E da quell'esperienza, oltre il libro, è nata anche un'iniziativa benefica, una cosa giusta. Quello che a me è successo è che tornando in questo villaggio, insomma, mi sono reso conto che potevamo fare qualcosa per loro, con loro. E quindi quando abbiamo scoperto che si moriva ancora di parto, che e soprattutto le ragazze giovani insomma, rischiavano dal punto di vista della salute, non solo la vita, ma anche insomma, abbiamo detto perché non facciamo qualcosa? E loro hanno fatto una ONG gestita dalle donne di questo villaggio e noi da questa parte del mondo abbiamo detto va bene, allora ce ne occuperemo. Quindi fare cose piccole dall'altra parte del mondo, controllarle, aiutare delle persone che in qualche modo imparano ad aiutarsi, quindi a diventare indipendenti, credo che sia quello che possiamo fare andando al mare, andando in montagna, viaggiando. Una cosa giusta a Giampiero Bianchi, cercateci, sosteneteci, diventate compagni di viaggio di questa cosa.